Luca Beatrice, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare dal Circolo dei Lettori l'ultima iniziativa, il Libri a Chilometri Zero Editori Piemontesi in Circolo. Ecco, importante questa sottolineatura di Editori Piemontesi in Circolo, perché non è solamente un gioco di parole, perché è un confrontarsi, un proporsi, un mettersi in vetrina per i piccoli editori. Questa è una cosa molto importante, Luca Beatrice. Ma sì, noi che siamo insomma un'istituzione che ospita ogni anno scrittori di tutto il mondo, premi Nobel, giovani autori italiani e internazionali, credo che ogni tanto abbiamo bisogno anche di mappare il territorio, di riflettere su quanto giovani o meno giovani imprenditori della cultura facciano proprio per la loro regione e per la loro terra. Da qui l'iniziativa concepita insieme alla Regione Piemonte di ospitare per un fine settimana, da venerdì, sabato e domenica, un gruppo, i più significativi editori piemontesi, a prescindere dall'attività, dallo specifico della loro attività, si parla di arte come di gastronomia, di poesia in lingua, dialettale come di storia, ma veramente le prospettive sono molteplici, perché evidentemente il Circolo dei Lettori sorge in una città, in una regione particolarmente ricettiva alla cultura e all'editoria. Cultura ed editoria, ed è importante, seguendo le parole di Luca Beatrice, perché l'attenzione al piccolo editore non deve essere minoritaria rispetto ai nomi più conosciuti e sui quali veramente c'è già un'attenzione quasi in automatico. Qui invece bisogna andarli a cercare e cercare attraverso i piccoli editori, come succede per esempio nelle fiere, in particolar modo il Salone del Libro, no? Andando a trovare i piccoli editori si trovano veramente delle perle. Bisogna essere però, Luca Beatrice, armati di curiositas, questa è l'arma più importante. Ah beh, certo, questo è fondamentale, perché accanto, lo vediamo insomma, sia in realtà come il Salone del Libro, ma certamente anche nelle grandi fiere internazionali dove avvengono scambi tra grandi nomi dell'editoria europea, americana, di tantissimi altri paesi, c'è sempre un nucleo dedicato all'editoria indipendente, che non chiamerei neanche piccola editoria, perché in fondo ci sono delle realtà che poi in questi anni sono cresciute, che hanno pubblicato dei testi molto importanti, che hanno dato sviluppo e voce a persone e modi che magari non avrebbero avuto gli stessi palcoscenici. Quindi proprio parlerei di editoria indipendente un po' come si parlava tempo fa di discografia indipendente, cioè di tutte quelle situazioni da cui effettivamente nascono le realtà forse anche più feconde, le cosiddette realtà dal basso, che poi invece messe in un contesto competitivo dimostrano di avere anche molto carattere, ecco. E sulla parola carattere ci soffermiamo, perché il carattere di questi editori è un carattere importante, perché è una frase che non è solamente un gioco di parole, il carattere di un libro non è solamente nella storia. Spesse volte questi editori, denominati piccoli, hanno un'attenzione anche alla confezione del libro, alla scelta dei caratteri, alla scelta del tipo di carta. E quindi queste sono cose anche molto importanti. Sarà forse solamente un fatto estetico, Luca Beatrice, ma se un libro ci piace per la storia, ma anche proprio, che ne so, perché il carattere scelto è un carattere dove la parola respira. Ma è una meraviglia, guardi, vedere queste realtà indipendenti che rispetto al libro, adesso non me ne voglia nessuno, non vorrei che nessuno si risentisse, ma il libro un po' da supermercato, insomma, che punta sulla grandissima distribuzione, che punta sulla conquista di lettori orizzontali. Queste operazioni, che sono invece operazioni verticali, che vanno a cercarsi proprio il lettore, direi quasi uno per uno, scovandolo per la propria passione, per la propria ricerca, per l'attenzione in determinate cose, bene, passa attraverso una cura in qualche caso addirittura spasmodica del dettaglio. Lei ha citato giustamente il carattere, la copertina, la tipografia, la confezione, la modalità proprio di trattare l'oggetto libro in un tempo in cui tra l'altro noi tutti facciamo i conti con un'altra grande arma di diffusione della lettura, che insomma che ovviamente è elettronica, cioè noi possiamo anche leggerci libri sui Kindle, sugli iPad, eccetera. Il punto è che invece chi ancora voglia di maneggiare questo oggetto libro spesso trova soprattutto nelle
case editrici indipendenti, chiamiamole le piccole case editrici, nel nostro caso a chilometro zero, volendo si potrebbe fare un ulteriore gioco di parole, a chilometro 011 per usare il prefisso di Torino, ebbene troverà decisamente delle sorprese. Mi auguro che l'editoria indipendente mantenga sempre questo ruolo culturale così importante. D'altra parte noi siamo un paese dove c'è la metropoli ma c'è anche la provincia, quindi credo che vada un po' di pari passo questo discorso. Da 011 poi dopo Luca Beatrice noi passeremo allo 039, perché il 39 sarà il codice identificativo delle poesie di Valerio Magrelli attraverso Millennium Poetry, ma rimaniamo ancora al circolo dei lettori. Tra l'altro Luca Beatrice, la settimana prossima sarà una settimana molto importante, il vostro programma come sempre è importante, l'ha già accennato lei, ma la settimana prossima avrete grandi nomi sia a Torino che poi a Novara. Diciamo buono quello per il circolo, nel senso che noi crediamo di essere una realtà forte sul territorio, ma anche ormai accreditata a livello nazionale. Quasi tutti gli autori italiani e stranieri in lancio vengono da noi. La scorsa settimana, tanto per citare gli ospiti che sono appena passati, abbiamo avuto, non so, dei fumetti di Bao, ecco, tanto per citare una casa editrice indipendente, non di Torino, ma comunque insomma di grande qualità. Abbiamo avuto Diego De Silva, abbiamo avuto Michela Murgia, abbiamo avuto uno special su Pasolini con Guido Rari. Insomma, devo dire che l'attività del Circolo dei Lettori, di cui io sono immediatamente presidente ormai da diversi anni, è in questo momento, a mio avviso, una delle cose forse più interessanti che avviene in ambito letterario editoriale in Italia. Ma Luca Beatrice, il Circolo dei Lettori, che ha già alle sue spalle i giusti anni di riconoscimento e di impegno quotidiano, in che modo in tutti questi anni il presentare i libri, le presentazioni dei libri, il contatto con il pubblico ha cambiato per certi versi, che ne so, in che modo ha cambiato la sintassi, la grammatica, se l'ha cambiato? Questa è una bellissima domanda a cui mi piacerebbe saper rispondere con celerità. Noi, secondo me, abbiamo puntato molto sul fatto che il pubblico al Circolo dei Lettori è protagonista di un evento, è protagonista di un momento in cui appunto hai lo scrittore davanti a te, gli puoi stringere la mano, gli puoi rivolgere qualche domanda, gli puoi chiedere anche solo banalmente una firma a ricordo sul libro, ma questa cosa avviene da noi in modo assolutamente quotidiano. Spesso ci sono scrittori uno alle 18 e uno alle 21, per dire, nella stessa giornata, come è capitato per esempio nella scorsa settimana. Credo che l'idea del fatto che la lettura sia soltanto un momento, diciamo, di riflessione propria, di solitudine, sia superata da una fruizione molto più collettiva, di condivisione. Ecco, il pubblico che viene al Circolo dei Lettori condivide il piacere della lettura, la passione per l'incontro con gli autori, si fa accogliere, magari resta un po' di tempo da noi, studia, legge, banalmente prende un tè o un caffè. Insomma, direi che l'idea di dare una casa a tutti quelli che sono appassionati di cultura e di lettura sia stata un po' la nostra formula vincente, cosa che tra l'altro noi cerchiamo di, tra virgolette, esportare almeno in regione, sia a Novara che in altri luoghi di cui presto vi faremo sapere. Luca Beatrice, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi, io sono un lettore onnivoro, leggo veramente di tutto, per cui dopo aver appena finito il libro dell'amico Roberto Parodi, La moto spiegata a mio figlio, io sono un motociclista, quindi ogni volta che Roberto pubblica qualcosa voracemente me lo vado a leggere. Stavo appunto leggendo l'ultimo libro di Diego da Silva, divertente, che è stato da noi in questi giorni al circolo insieme a Selvaggio Lucarelli, e poi mi diletto anche nella lettura di biografie di artisti. In questo momento sono su Piero Manzoni, scritto da Flaminio Gualdoni, pubblicato da John and Lady, che è un'altra giovane casa editrice, piccola casa editrice, secondo me, che fa un lavoro straordinario. Grazie Luca Beatrice per essere stato insieme con noi, per averci raccontato il Circolo dei Lettori, libri a chilometri zero, circolodeilettori.it. Fino a domani, per l'appunto, in via Bugino a Torino, al Circolo dei Lettori. Grazie ancora Luca Beatrice.